Gesù Cristo. Siamo riuniti tutti insieme adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme adorare il nome del Signore Gesù. Nostro culto al Signore. E dare il nostro culto significa ubbidire a Dio dando la parte massima nostra. Qual è la parte massima nostra? È la nostra vita. Questa sera siamo qua e abbiamo portato la nostra vita qua, alla sua presenza. E l'aprire il nostro cuore a Lui significa adorare Lui, farlo regnare. Ed Egli ha stabilito questo rapporto per noi. Il culto è per noi, affinché noi possiamo ricevere dal Signore, mentre noi siamo venuti per dare il nostro culto di adorazione, noi riceviamo. Se tu sei qua nell'adorare la persona di Gesù Cristo, e Gesù è in mezzo a noi, dice che dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Se sei qua con questa fede, con questa fiducia, e dai il tuo culto in ubbidienza al Signore, tu riceverai dal Signore. Questa sera tu riceverai da Lui e riceverai quello che Egli è venuto a portare sulla terra a noi. Egli è venuto a portare pace. Ti serve pace? Chi ha bisogno di pace? Hai bisogno di gioia? Hai bisogno di liberazione, di guarigione. Egli è venuto a portare questi doni a noi. E noi, io li vorrei ricevere questa sera, vorrei ricevere qualche dono dal Signore. Tutto quello che Egli ha portato per me. Ma mi devo preparare, devo avere fiducia, devo avere fede, devo preparare il mio cuore, la mia vita, per riceverli. Con onore, con rispetto, con fiducia. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ecco che questo è il nostro culto di adorazione. Vedete perché ci sono i canti? Il canto è uno strumento. Ci unisce nella comunione. La comunione nello Spirito Santo, nello Spirito di Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. Coro, avete un canto? Un canto che adora il nome di Gesù Cristo?
che ci aiuta a formare questa comunione con Lui? Sì? Ok. Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. L'unico sacrificio che Egli ci chiede, sai qual è? Labbra che confessano il suo nome, alleluia. E mentre tu pronunzi il nome di Gesù Cristo avviene un fatto. Possiamo dire un miracolo, cioè è qualcosa di sovrannaturale, quindi non è naturale. Le cose sovrannaturali noi le chiamiamo miracoli, che non sono nella logica naturale. Dice che mentre noi glorifichiamo il suo nome, ci viene dato il suo spirito. Lode Gesù Cristo. Vedi? Che dobbiamo imparare a dare la lode al nome di Gesù Cristo. Non è un fatto, dice perché? Perché l'anima nostra deve essere collegata al Signore, deve adorare il nome di Gesù Cristo, perché è l'unico nome che ci è stato dato sulla terra. L'unico nome, dice, è il nome di Gesù Cristo. E nel nome di Gesù c'è la natura del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutto è nel nome di Gesù Cristo. Pronunzi il nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù. Sei nel luogo giusto, non verrai giudicato, no? Non ti criticherà nessuno, non ti prenderà in giro nessuno. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Lo puoi fare in libertà. Sei in un luogo di culto. Sei in un luogo dove viene innalzato il nome di Gesù.
Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù. E a volte è difficile, perché la natura dell'uomo non recepisce le cose dello Spirito. Ecco, e quindi devi fare questo passaggio di fede, di fiducia. Ti devi lanciare. Ti devi lanciare nella fiducia, credendo che è parola di Dio. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E noi su questa terra possiamo vivere quella parte che tocca a coloro che credono. La filosofia, la politica, alcune aree agnostiche dicono che la fede è qualcosa di riluttante, solo i poveracci, gli ignoranti. E quindi per un tempo abbiamo dovuto combattere con questo spirito, queste parole, questi pensieri, che la fede è qualcosa che serve ad addormentare un popolo. La fede, invece, dice la Scrittura, che viene dall'udire la parola di Dio, la parola che viene predicata, e la fede ci serve per avere un rapporto con Dio. Lode Gesù Cristo. Io credo che Gesù Cristo è morto sulla croce per me. Ancora di più, è risorto per me. Io ho fede, ho fiducia, credo che egli ha compiuto quest'opera, ed è un fatto, come dire, l'opera della croce è un fatto storico pure. È un fatto che è avvenuto. È un fatto che è avvenuto nella storia, è un fatto cronologico, ma è un'azione spirituale grandissima. Accomodatevi, coro. L'opera della croce è qualcosa, è la cosa più grande che è stata compiuta. Noi non ci rendiamo conto, ma se guardiamo, il mondo ruota intorno al nome di Gesù Cristo. La venuta di Gesù ha segnato un'epoca. Nell'Occidente la data, la cronologia, il calendario è riferita a Cristo. Avanti Cristo, dopo Cristo. Vero? In qualche maniera noi vediamo che il mondo ruota intorno a questo nome, al nome di Gesù Cristo, che è il nome di Dio rivelato per noi, dice, che egli è venuto per rivelare il suo nome, perché nel rivelare il nome c'è potenza, il potere nel conoscere, dice, il suo nome. Nelle cose spirituali, nel mondo spirituale, lo sanno bene anche coloro che operano in quell'area negativa. Io ho sentito, ho ricevuto anche testimonianze dirette, che nell'area spirituale, tra i maghi, no? E lì pure c'è una concorrenza, chi è più potente, quale mago è più potente. Il potere, poi, se uno va ad indagare, il potere è nello spirito, nel conoscere, nel potere dello spirito che li guida. Io molti anni fa
è una mia testimonianza. Noi, tra noi ragazzi, avevamo una persona che era una specie di nostra mascotte. Ci raccontava le barzellette, ci intratteneva le serate, e lui era un mago. E noi ridevamo. Ma era un mago serio. E ci raccontava le cose. E mi è rimasto impresso. Dice, io... Lui conosceva le cose, quando andava qualcuno, lui gli raccontava per filo e per segno quello che gli era avvenuto. È vero, vero. Dice, perché io ho lo spirito guida, conosco il nome dello spirito guida. Dice, me l'ha rivelato, io lo conosco, lo invoco. E lui, sembra una cosa così, è così. Nel mondo spirituale il conoscere il nome degli spiriti guida dà un potere, e quindi noi vediamo che c'è un'area negativa dove la Bibbia parla di non andare appresso a queste cose perché ci attiriamo solo maledizione, veniamo maledetti. Ecco, quindi vi racconto come testimonianza, ma neanche l'oroscopo dovremmo consultare, come dice la scrittura. Perché può intaccare lo spirito nostro, può contaminare lo spirito e la carne. E quindi noi vediamo, la televisione è piena ormai di queste cose, che c'è una concorrenza, chi è il mago più potente? E dipende dal nome, dallo spirito, dal potere dello spirito. Perché nel mondo spirituale ci sono i poteri e le potestà, le autorità, cioè nei vari livelli c'è una gerarchia anche là. Il diavolo scimmiotta, copia le cose di Dio. Vi ricordate Mosè, chiamato da Dio ad andare a liberare il popolo? Il Signore lo chiama e gli dice: vai, che cos'hai? Dice. Hai questo bastone? Buttalo a terra e diventa un serpente. Vi ricordate? E Faraone poi cosa fa? Chiama un mago e dice: fallo pure tu, lo imita. L'aria dove c'è lo spirito del presente secolo, del mondo, cerca di copiare le cose di Dio, ma non ha il potere di Dio, non ha il potere della vita, non ha il potere della guarigione e della liberazione. Dice che il diavolo ha un solo obiettivo finale, quello di uccidere. Ma tra le sue caratteristiche dice che è bugiardo, è il padre della menzogna, è ladro, è uno che ruba. Quindi ruba, poi alla fine uccide. Ha una sola finalità, uccidere. E quel mago imita, anche lui butta il bastone a terra e si diventa un serpente. Solo che avviene un fatto: il serpente, il bastone che era diventato serpente di Mosè, ingoia, ingoia, mangia il serpente del mago. Cioè il potere delle tenebre non può mai, il potere delle tenebre non può mai essere superiore al potere della luce. Il potere del diavolo non è mai superiore al potere di Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. E dicevamo, nel conoscere il nome ci dà il potere. E che cosa ha fatto il Signore?
è venuto e ci ha rivelato il nome più grande, più potente, per darci il potere più grande, il potere della vita. E ci ha rivelato il nome che nell'area spirituale ha il potere più grande, che è il nome di Gesù Cristo. È il nome di Dio, che non era rivelato nel vecchio patto. Il vecchio patto non era stato rivelato. Dice che il nome di Dio era l'Io Sono, era impronunziabile, l'uomo non lo poteva pronunziare. Gesù viene e rivela. Dio si rivela all'uomo e ci dà il suo nome. Gloria a Gesù Cristo. Per dare il potere della vita eterna a noi uomini. Lode Gesù Cristo. Ed è venuto a rivelarci questo nome più grande e più potente, che è al di là di ogni nome. E nel conoscere questo nome che noi otteniamo, dice, la vita eterna. Cioè nel conoscere questo nome noi otteniamo la grazia. Significa nel conoscere il nome di Gesù Cristo otteniamo da Dio. Gloria a Gesù Cristo. C'è qualcuno che ha un bisogno qua? Hai qualche bisogno animico, fisico, dello spirito? Ok, va bene. Quindi questa predica è per te che hai qualche bisogno, un bisogno, è per te, dico è per me, perché dice la scrittura che nel conoscere il nome di Gesù Cristo, questo è il vero potere che viene dal cielo. Cioè noi otteniamo poco perché conosciamo poco. Chi ottiene di più è perché vuole conoscere di più. Chi ottiene più grazia non è che dice no, quello è amato dal Signore. Alto. Certamente è amato dal Signore. Siamo tutti amati dal Signore. Però il Signore, vi ricordate cosa disse a Pietro? Mi ami tu più di questi? Mi ami tu più di questi? Io almeno risposi, disse sì Signore, tu lo sai. Tu lo sai. Però glielo ha chiesto e voleva una risposta. E Dio ce lo chiede, vuole una risposta. Vuole... Mentre noi dormiamo, no? Dice, mi ami tu? Dice, no, mi comprometto, non mi voglio compromettere, pastore, perché se io dico che lo amo il Signore, poi devo rinunziare, perché no, io mi ricordo, no, non mi battezzo, non voglio diventare un cristiano, perché poi la mia vita diventa come le monache di clausura. Non c'entra nulla. Non c'entra nulla. Diventa, dice, non lo so. Io avevo questo pensiero, ho detto, ma è qualcuno, quando noi parlavamo del Signore, intanto dice, pastore, non ora, dopo. Come se ora deve compiere, ha delle cose da compiere, pastore, ora no, è vero, dopo, lode a Gesù Cristo. Ma noi non abbiamo la coscienza che credere nel nome di Gesù Cristo e conoscere il suo nome ci fa ottenere quei doni che egli è venuto e ha portato per ognuno di noi. Tu hai bisogno di grazia, vuoi grazia? E io, Signore, dico, Signore, dammi grazia. E dai grazia pure ai miei fratelli, perché se non hanno grazia, perché
se una chiesa non ha grazia, allora a quel punto uno si deve preoccupare che della lapidazione. Cioè, se uno sbaglia, se uno pecca, se non c'è una chiesa dove c'è grazia, no? E misericordia e pietà, sei rovinato. Ci saranno dei farisei fuori con le pietre che ti lapidano. Dice, hai sbagliato, lapidato. Però una chiesa che è formata, la chiesa è formata da unità, da persone che hanno grazia. Hai grazia. Cioè sei salvato per grazia. Perché sei salvato? Domanda. Perché sei salvato? Per opere, perché sei bravo, perché non hai mai peccato, non hai mai rubato, mai fatto questo. Che solitamente non ho ucciso e non ho rubato. Quindi sono bravo. Dice la scrittura che basta che sbagli a uno iota, cioè a una virgola della legge, che sei un peccatore. Cioè sei annoverato tra i peccatori. E dice che ognuno di noi è peccatore. E io sono un peccatore, guardate. No, non sono perfetto. Nessuno è perfetto. Non siamo salvati per la perfezione. Siamo salvati per opere e virtù di Gesù Cristo, per la sua grazia. Perché riconosciamo la grazia. Io sono salvato perché riconosco la sua grazia. Significa che non c'era merito, per i meriti condannati. La grazia è, dice, guarda, è un merito, una benignità senza merito. Ah, salvato per grazia. E allora, uno che ha la coscienza che è salvato per grazia, è uno che dispensa grazia. Come dire, il Signore racconta una parabola raccomandando di non fare come quel servo infedele. Dice che c'era un servo che gli era stato condonato un debito e lui aveva un grande debito e chiese al padrone, dice, per favore ti chiedo il condono di questo debito. E il padrone, mosso a compassione, gli condonò il debito. E poi, dice, uscito fuori col debito condonato, prese un suo sottoposto che aveva un debito con lui, dice, no, tu ora mi devi pagare il debito, me lo devi pagare, perché se no ti mando in carcere. Lo ha sentito quello che gli aveva perdonato tutto, gli ha detto, ma come ti permetti a fare questo? Sei un servo malvagio e infedele. Dice, prendetelo lui e gettatelo nelle catene, via. Cioè, se riceviamo grazia, dobbiamo dare grazia. Dobbiamo dare grazia. Devi essere un dispensatore della grazia. E quindi ci troveremo in mezzo a persone che hanno la grazia, sono grati, hanno gratitudine, c'è la misericordia, c'è la pietà. E quando vivi e questi elementi sono nella tua vita, come dire, è il Signore che ci sta preparando a ricevere i suoi doni. Perché quando siamo senza la grazia, siamo senza pietà, senza misericordia, non possiamo ricevere i doni di Dio. Cioè l'uomo naturale non riceve le cose del cielo. Sapevate questo? Non le può ricevere. Le può ricevere l'uomo spirituale, cioè colui che crede nella parola di Dio e la mette in pratica. Quello può ricevere i doni. Quello è idoneo a ricevere i doni. E quindi il Signore è venuto e ci sta preparando a ricevere quei doni. Tu questa sera dici, vorrei tornare a casa pieno di pace, pieno di misericordia. Giusto? E allora, comincia ad avere tu grazia, misericordia e pace verso gli altri. Non essere
critica, guerra, guarda storte, guarda brutte, hai sempre qualche parola contro qualcuno, vivi nell'ansia e nella sollecitudine, vivi nel terrore, stai male, vivi male, quel tale non può ricevere, tu non puoi ricevere, ma non perché il Signore non ti vuole dare, non puoi, non puoi, quella natura non può ricevere le cose del cielo, quindi devi entrare per fede, credendo nella parola, credendo nella parola, tu credi nella parola, tu entrerai nel livello di fede, in quel livello di fede che ci vuole il Signore. Ci vuole il Signore affinché noi riceviamo da Lui e possiamo piacere a Lui. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Versetto 13. Seconda Tessalonicesi, prima Tessalonicesi capitolo 2, dice: per questa ragione anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, quello dice chiaro, voi l'accettaste non come parola d'uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. Guarda che dice qua: la quale opera efficacemente in voi che credete. Sembra una cosa, però il Signore ci sta dicendo una cosa molto profonda, guardate, molto profonda. Credere nella parola che riceviamo ci trasporta, cioè la fede diventa come quella nave che trasporta le persone da una parte a un'altra. Ci traghetta, come possiamo dire, da un'area naturale a quella soprannaturale, cioè ci traghetta nelle promesse di Dio. Lode Gesù Cristo. Ci traghetta. Dice: dove andiamo questa sera? Dove ci porta il Signore? Nei pascoli erbosi, ci porta a pascolare dove c'è il buon cibo per noi. La sua parola ci porterà a saziare l'anima nostra, ognuno di noi. Questa sera egli ci sta portando e sta saziando l'anima nostra. C'è un solo cibo per l'anima, come c'è il cibo per il corpo, che noi conosciamo, il pane, eccetera, eccetera. Conosciamo bene quello che sazia il corpo fisico. Dice: c'è un cibo che sazia l'anima nostra. L'anima nostra è assetata di vita, di giustizia. Chi vuole giustizia? Una parola giusta, un cibo giusto, significa quella giustizia, una parola giusta, una parola di vita, una parola che ti guarisce, che ti sana, che non te la può dare il magistrato, non è, dico, ti darà altre parole, buone parole senz'altro, ma la parola di vita, la parola che ti dà la vera giustizia, che ti giustifica.
è la parola di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Ed egli ci traghetta, questa sera ci sta portando in verdeggianti pascoli, dice Salmo 23: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Gloria a Gesù Cristo. Il Signore è il tuo pastore. Lode a Gesù Cristo. Dice: nulla mi mancherà, nulla. Egli provvede. Egli provvede al suo popolo. Sai che provvede a ognuno di noi? Io non sono qua a fare da imbonitore, ma predico la parola. Ed è scritta. È vera. È verità. Dice: andate e predicate la verità. L'Evangelo è verità. Predica la verità. Dice: che significa? Significa che non c'è solo la predicazione della verità, c'è altro tipo di predicazione in giro, ma a noi è dato di predicare la verità, l'Evangelo. E l'Evangelo, la verità, ci rende liberi, cioè la parola di Dio che è verità ci rende liberi, ci dà la vita. Tu questa sera puoi ottenere vita. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Molte parole abbiamo ascoltato che ci hanno rubato la vita. Hai mai ascoltato una parola che ti ha distrutto e ti succhia la vita? Io mi trovo a combattere. Per me è evidente questo. Io sono cose che ormai, nell'ascoltare parole, a volte che sono mascherate perché sono belle parole, però in quelle parole c'è lo spirito della vita, da dove provengono, e se non vengono da Dio, vengono da qualcosa di maligno, ti ritrovi che diventi sottoposto a quelle parole, sottomessa a quelle parole, che diventi schiavo di quelle parole, e quelle parole poi ti conducono nel male, nell'oppressione. Ti è mai capitato, credendo in alcune convinzioni, boom, e ti portano in una depressione, in un vuoto, in un limbo senza speranza, dove ti senti morire? Mai capitato questa sensazione? Ma sembra, io sento a volte queste parole che vengono dal limbo, cioè mandate dagli inferi, e poverine le anime che vengono convinte, perché li devono convincere. Satana deve convincere le anime, perché deve distruggere le anime. Deve convincere del male, del sospetto di male, del negativo, perché deve distruggere. Ti distrugge. Sai che cosa ti distrugge? Parole. Parole che escono come funghi. Ti è mai capitato? Dici: guarda, stavo dormendo e mi è venuto un pensiero, una parola, un fungo. E come nascono i funghi? Dice: quando c'è un po' di pioggia, poi esce, c'è il sole, la luna, il sole, dopo qualche giorno, tum. Vero? Mimì, inesperto. C'è stata pioggia, quindi ci prepariamo, che dice? Ma le parole negative, sapete che così nascono, dal terreno, o da un terreno, cioè dalla terra, dalla parte bassa. Sono parole. Stavo dormendo e mi è sorta un ronzio, una parola, e questa parola mi consuma, poi ne sorge un altro, tum, come i funghi. Però a volte noi facciamo una lezione di come raccogliere i funghi. I funghi nascono, ci sono zone che è pieno,
le parole del nemico, tun tun tun, una, poi arriva un'altra a sostegno dell'una, l'altra a sostegno dell'altra, dice: hai visto, mi è arrivata un'altra conferma. Sempre pensiero negativo, un'altra conferma, come dire che certo, un altro fungo negativo. Ta-ta. E uno dice: inizio, c'ho la conferma, quel pensiero, il primo pensiero era vero, è vero, ma non è da Dio. Ta 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 ta. E poi, ti è mai capitato? Poi sai che succede? Che se ti cibi di questi funghi velenosi, no? Queste parole velenose, come i funghi velenosi, ti avveleni. Ti distrugge, stai male, tun tun tun, tutte quelle parole, ta, ta, ta. Ma chi l'ha raccolte quei funghi, quelle parole? Non le devi raccogliere. Quando si va a funghi, i funghi velenosi non si raccolgono, giusto? Tu li raccogli, non si ha mai, manco si toccano, che solo a toccare le spore rischi l'avvelenamento, sapevate? Ora lo sapete, quando un fungo è velenoso, oppure dice: guarda, non ti conosco, io una volta andavo a funghi, avevo il mio bagaglio di conoscenze, avevo le mie varietà, quelle che non conoscevo, per me può essere il migliore fungo, la migliore parola, ma se non ho la certezza che viene dall'alto, per me là può essere, giusto? Perché ci tieni, io ci tengo alla vita, so tu ci tieni alla vita, o ti vuoi avvelenare, vuoi morire, perché le parole sono come quei funghi velenosi, uccidono l'anima. Danno ebbrezza, ti sbandano, distruggono tutti i ragionamenti, ti crollano tutti i pilastri, tutto quello in cui tu credevi diviene distrutto. Certo, il veleno, parole velenose. Però a volte siamo come quelli che: ma che bel fungo velenoso, ma non mi interessa. Io? Ah, mia, ogni tanto uno viene convinto di essere onnipotente, dice: no, a me il veleno. Dice: poi lo prendi avvelenato. E ci sono quelli che non si salvano perché sono avvelenati e arrivano alla morte. Poi quelli che devono essere disintossicati. E questo ce lo dice il Signore sulla parola, che la parola porta lo spirito della vita. Se noi crediamo nella parola di Dio, riceviamo la vita che Gesù ha portato su questa terra, riceviamo la guarigione, la salute, la sapienza, l'intelligenza per fare l'opera sua, riceviamo lo spirito. Gloria a Gesù Cristo. Però a volte diciamo: una parola bella, un fungo bellissimo, è troppo bello. E uno ti dice, pastore, magari dice: no, vedi che quella è una parola negativa. No, pastore, secondo me il pastore se lo vuole mangiare lui quel fungo. Magari gli dice: stai attento, stai attenta a quello che ascolti, a quello che recepisci, a quello che nasce così, in maniera spontanea, dalla terra. Ma magari qualcuno dice: no, velenoso, è veleno. E tu senti un'altra voce, dice:
prenderlo. Ti è mai capitato? Troppo bella sta parola. C'è Grio. Una parola che ti mette un sospetto di male, una cosa negativa, che ti cambia i connotati poi, ti cambia, diventi poi arcigno, brutto e sospettoso, no? Come quelli, come i cartoni animati. Boom. Lode a Gesù Cristo. Invece la parola di Dio ti rende umile e mansueto. Chi crede nella parola è uno che crede in ogni cosa, non è un, non c'è Vanessa, no? Ogni tanto io uso una parola cosentina, cioto. Noi non la conosciamo e quindi non è una mala parola per noi. È uno che crede ogni cosa, ma è uno intelligente, è uno che sa recepire, è uno come, come Mimì quando va a raccogliere i funghi, e lui è una persona molto intelligente. Se un fungo non lo conosce, là rimane, giusto Mimì? Dice, ma no, sono bello. Per quanto bello si possa mostrare, grande, dice, mi sono grande fungo. Dice, mi dice, con questo faccio una figura. Lode Gesù Cristo. Cosa ci sta dicendo il Signore? Che se crediamo nella sua parola, la sua parola ci traghetta nelle cose, nei favoli di Dio, nelle promesse di Dio, e che se ascoltiamo parole negative che ci portano negli abissi, ti portano nell'Hades, ti portano negli inferi. E gli inferi si vivono l'inferno. Chi crede nelle parole negative vive l'inferno dentro. Poi quando l'inferno è dentro, c'è fuori, si manifesta fuori. Si sta male dentro, si vive male, è afflitto, vede male, produce il male. C'è inferno dentro, inferno fuori. Tu vuoi a casa tua persone che hanno l'inferno? Io voglio paradiso, paradise, l'Eden. Sai dove, come si trova l'Eden? Nel cuore. Sai qual è la parte di Dio dentro di noi? È il nostro cuore, il paradiso dell'Eden, la parte intima, quella parte che appartiene al Signore, che il diavolo vorrebbe rubare, vorrebbe regnare, vorrebbe mettere le sue parole, i suoi frutti, i suoi indirizzi, vuole distruggere, vuole mettere l'inferno invece del paradiso. L'inferno, inferno, inferno dentro, e poi questo inferno che si manifesta fuori. Lode Gesù Cristo. E per questa ragione che noi rendiamo del continuo grazie a Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola d'uomini, ma quale essa è veramente, quale essa è veramente. L'apostolo Paolo stava parlando della parola ministeriale, parola ministeriale è la parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Gloria a Gesù Cristo. Cioè la, guarda che cosa avviene, un fatto soprannaturale, che credendo in Gesù Cristo, nell'opera della croce, credendo in tutto ciò che Egli ci ha detto, pronunziato. Egli ha pronunziato parole nel suo ministero che ancora oggi vengono predicate. La parola di Dio oggi predicata, la parola di Gesù, le parole di Gesù. Quella è la parola di Dio.
quelle che egli ha pronunziato, che sono anche scritte. Lode Gesù Cristo. Dice che la fede in questa parola ci trasporta nelle sue promesse e ci trasporta nel paradiso terrestre, cioè sulla terra viviamo il paradiso terrestre. Lode Gesù Cristo. Cioè tu puoi vivere libero, nella pace, nella gioia, e puoi ottenere nella pace e nella gioia anche la grazia. Prepara la tua vita alla guarigione, alla salute, alla liberazione, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Qualcuno ha mai vissuto questo? Hai mai vissuto questo? Sia da una parte negativa che dall'altra parte positiva? Io sì. Hai mai combattuto contro pensieri, parole che ti portano nell'inferno? Ti portano nell'inferno. Io basta inferno. Io ho detto basta, io dico paradiso. E allora credi nella parola di Dio e tu puoi vivere su questa terra quell'Eden, quel paradiso terrestre in cui Adamo era stato messo. Il nuovo Adamo è Gesù ed egli ci porta in questo paradiso terrestre anche oggi, nel nome di Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Signore, ti voglio ringraziare, Padre. Grazie Padre per ogni cosa, grazie per la tua parola, grazie per tutto quello che tu hai compiuto per noi. E io so Padre che tu sei venuto a portare vita, guarigione e salute nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Prima di andare via volevo ricordare che domenica c'è un agape, c'è un culto la mattina e poi staremo insieme a pranzo. Lode Gesù Cristo. È una giornata di festa in Gesù. Festeggiamo Gesù. Ci vogliamo fortificare nella comunione. Uno degli elementi del nuovo patto. Lode Gesù Cristo. Ditelo ai fratelli, chi non c'è, chi non vediamo, ditelo. Lode Gesù Cristo. Chi sente può pregare. Gesù Cristo, continuiamo a ringraziare.